Per i lavoratori dell'ANAS oggi riunione in prefettura voluta dai sindacati, nulla di fatto, dovrà essere il Ministero competente di Roma a decidere le sorti di oltre 30 lavoratori. Dal Molise parte la raccolta delle firme per una legge che renda chiari e legittimi gli appalti, sarebbe la vera soluzione per rilanciare le imprese. C'è ancora tempo per farlo, le raccomandazioni del Ministero della Salute sono prevalentemente per i malati a rischio, ogni anno ammalano 15 milioni di persone. Lo Stato italiano taglia i fondi per i disabili, l'Unione Ciechi del Molise ha fatto un appello che è caduto nel vuoto, una doccia fredda per le famiglie bisognose. Buonasera dalla redazione giornalistica di TLT. Dunque, niente di nuovo sull'avvertenza dei lavoratori dell'ANAS promossa dalle organizzazioni sindacali dei trasporti di CGIL, CISL e UGL a tutela dei lavoratori licenziati. Anche il tavolo di confronto in prefettura a Campobasso ha dato esiti non solutivi. Ma vediamo questo servizio. La speranza è che si trovasse in prefettura a Campobasso una qualche soluzione sulla vertenza che vede in campo le organizzazioni sindacali delle categorie dei trasporti di CGIL, CISL e UGL e il compartimento ANAS SPA Molise, reo di aver provveduto al licenziamento di alcune unità lavorative. Noi in effetti abbiamo sollecitato l'intervento della prefettura e dell'assessorato al lavoro appunto per questa questione che ormai riguarda già, ci preoccupa da qua. Da qualche anno e che vorremmo che fosse risolta. In effetti si tratta del futuro di circa 60 lavoratori dell'ANAS e quindi avevamo chiesto all'azienda di soprassedere a questa idea di contrapporsi a quelle che sono le aspettative dei lavoratori e quindi di non ricorrere più in appello considerato che tanti lavoratori erano stati reintegrati, quindi erano stati stabilizzati da alcune sentenze dei giudici di lavoro, non solo di Campobasso, ma è una vertenza nazionale. Contro questa sentenza, per alcuni lavoratori, l'ANAS ha impugnato questa sentenza, di fatto 11 di questi 60 lavoratori oggi si ritrovano senza un posto di lavoro. Dunque niente, nessuna soluzione dal tavolo prefettizio a Campobasso. La speranza è che dalle contrattazioni romane vengano fuori notizie migliori. L'ANAS asserisce che il problema non è del compartimento del Molise, è un problema nazionale, per cui che siamo rimasti, abbiamo la determinazione poi di passare a livello superiore e quindi di portare questa avvertenza al tavolo nazionale, quindi con le segreterie nazionali di categoria e con il ministro dei trasporti. Siamo alla cronaca. In provincia di Isernia 5 persone denunciate dai carabinieri, tra essi un 45enne del posto di Agnone è stato denunciato per gravi minacce nei confronti della ex moglie. Per motivi precauzionali all'uomo sono stati sottoposti a sequestro 3 fucili calibro 12 e anche una ventina di munizioni regolarmente detenute. A Monteroduni i militari hanno invece denunciato un 50enne originario di Gallo Matese nel Casertano per abusivismo e edilizio. Cambiamo argomento. Lanciata anche nel Molise la proposta di legge su iniziativa popolare voluta dalla CGIL nazionale sul tema delle norme per gli appalti. Vediamo questo servizio. In un periodo in cui è molto evidente nel Paese la dimensione della corruzione nell'espletamento e nell'aggiudicazione degli appalti pubblici, la CGIL nazionale chiede ai cittadini il sostegno per una legge di iniziativa popolare che modificasse alcune norme per proporre delle nuove e più efficaci regole di garanzia complessiva. Questa è una legge di iniziativa popolare, permette agli appalti pubblici, permette delle regole e per eliminare il cosiddetto massimo ribasso, no? Perché poi specialmente nel settore delle costruzioni, che è quello lì il settore uno dei più interessati, per fare un esempio, con l'ANAS
i rifacimenti dei viadotti dell'ANAS, sia della Fondovalle del Biferno, della Fondovalle del Trigno e anche delle altre statali, no? Se la giudicano tutte le imprese della provincia di Caserta, di Cancellarnone, di Napoli, perché non perché gli appalti sono irregolari, perché chiaramente no, perché l'ANAS deve rispettare quello che dice la legge, cioè il massimo del ribasso, no? E molte volte si aggiudicano questi appalti qua per rifacimenti dei viadotti in particolare, anche col 40% di ribasso. Parte dunque anche in Molise l'iniziativa che vedrà fino al marzo 2015 la CGIL regionale e le sue varie categorie impegnate nella raccolta delle firme. La raccolta verrà fino a marzo dell'anno prossimo e dopodiché ci attrezzeremo sia attraverso iniziative che faremo in piazza, sia soprattutto all'interno delle aziende. Ci sono per la verità molti lavoratori a cui abbiamo accennato nei giorni scorsi dell'avvio di questa procedura che sono già venuti spontaneamente a dire comunque che sono non solo d'accordo loro, ma che si impegnano a far sottoscrivere e raccogliere le firme, poiché questo è un tema molto ma molto sentito. Gli appalti sono in questo paese spesso anche fonte di poca chiarezza. Quindi c'è bisogno, come si vede anche purtroppo dalle ultime note vicende, c'è bisogno che ci sia chiarezza dal punto di vista legislativo e c'è bisogno che ci sia chiarezza soprattutto per il mondo del lavoro, perché c'è un rispetto e soprattutto una dignità, quella del lavoro, che non può essere ogni volta sacrificata in nome del risparmio e del risparmio soprattutto economico. Per l'onorevole Danilo Leva un nuovo impegnativo incarico da parte del Partito Democratico. Il parlamentare molisano del centro-sinistra è stato chiamato al ruolo di vice responsabile nazionale dell'organizzazione del PD italiano. Nel 2013 in Molise si sono verificati 507 incidenti che hanno causato la morte di 26 persone e il ferimento di altre 800. Rispetto al 2012 si registra una significativa diminuzione del numero di incidenti e anche di feriti, ma un aumento del numero di vittime, più 36,8% contro il 9,8% a livello nazionale. Il maggior numero di incidenti stradali, infortuni ed eventi mortali è avvenuto nella provincia di Campobasso, dove seppure diminuiscono rispetto al 2012 gli incidenti e i feriti, aumenta però il numero dei decessi. Siamo nella pagina della salute. L'influenza è una epidemia che può rivelarsi pericolosa qualora dovesse colpire i soggetti a rischio. La vaccinazione è sempre il metodo migliore per prevenirla. Vediamo. In questi giorni si è parlato molto dei pericoli della vaccinazione ed in particolare dell'ultimo vaccino in commercio. Tra le persone serpeggia l'ansia per coloro che si sono vaccinati e l'attesa invece per quelli che dovrebbero sottoporsi al trattamento. In medicina sono noti i casi di intolleranza al vaccino e questo è un evento imprevedibile, ma per fortuna incide in minima parte sulla popolazione vaccinata. Quindi colpevolizzare questo vaccino in commercio, approvato tra l'altro dal Ministero della Sanità, significa essere solo pessimisti. I benefici derivanti dalla vaccinazione di massa sono prima di tutto importanti per le persone stesse e in secondo luogo per l'attività lavorativa e occupazionale. In media ogni anno 15 milioni di persone restano a letto per una settimana e tante sono quelle che non superano l'episodio influenzale per le complicanze. Volendo fare una valutazione obiettiva, bisogna dire che i pro sono notevolmente superiori rispetto ai contro. Poiché l'influenza è alle porte, per dare la possibilità all'organismo di creare anticorpi, bisogna fare presto e vaccinarsi, altrimenti non ha più valore la puntura sottocute e in quel caso gli effetti del farmaco sono nulli oppure potenzialmente pericolosi. Domattina al santuario di Canneto di Roccavivara si svolgerà la 15ª edizione della giornata del ringraziamento degli operatori forestali del Molise. Alle ore 10 la celebrazione della messa e un'ora dopo l'incontro per discutere i temi della tutela della biodiversità in natura. Presso il Centro Territoriale per l'Istruzione e la Formazione degli Adulti, annesso all'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco di Isernia, sono aperte le iscrizioni ai corsi di italiano per cittadini extracomunitari, finalizzati all'acquisizione delle competenze linguistiche, considerate veicolo per l'integrazione culturale e civica degli stranieri. Gli appelli dell'Unione Cechi del Molise sono caduti nel vuoto. La politica italiana ed europea ha azzerato i finanziamenti ai servizi sociali per le imprese e famiglie che versano in una situazione di difficoltà. Vediamo perché in questo servizio.
un appello, un accorato appello, nonostante che poi in questi giorni c'è stato qualcuno che si è mosso, ha scritto, è intervenuto, ma a che punto siamo? Diciamo di essere ancora al punto zero perché i numerosi appelli partiti un po' da tutte le regioni verso il governo centrale sono appelli al momento ancora caduti nel nulla, che vivono solo di un silenzio drammatico e direi tragico. Ecco, sempre più si rileva una scarsa attenzione nei confronti di determinate categorie. È un po' perché si ha timore o perché non si vuole? Direi che si sta demolendo lo Stato sociale. La nostra Italia, un po' come il resto dell'Europa, sta andando in una direzione direi molto preoccupante. Lo Stato sociale viene demolito e questo significa che i servizi erogati dalle associazioni o comunque dal terzo settore in favore dei cittadini sono fortemente messi a rischio. Evidentemente c'è una politica economica, una politica sociale, una politica che tende all'appiattimento delle necessità, del riconoscimento delle specificità e dunque all'azzeramento di tutti i finanziamenti. Ripeto, non soltanto in Italia, questo sta accadendo un po' in tutti i paesi europei. Scarsa sensibilità o volere o volontà precisa? Direi che più che di scarsa volontà, qui si tratta di un momento storico particolare, molto delicato, che vede nel cittadino maggiormente fragile, maggiormente in situazione di difficoltà sociale, che potrebbe essere anche una difficoltà temporanea, una persona. Vede, la politica europea e quindi anche mondiale è quella di far prevalere una logica di carattere capitalistico, di carattere imperialistico, che non prevede la partecipazione, la presenza di chi viene ritenuto non erogatore di capitali oppure elemento di arricchimento. Momento di confronto, condivisione di esperienze, di acquisizione delle più recenti tecniche psicodiagnostiche, corso di aggiornamento rivolto ai psicologi e il loro ruolo nelle strutture residenziali per anziani, oggi nella sede ASREM di Via Petrella a Campobasso. Lo Stato rinvia di 6 mesi la scadenza dell'IMU agricola, un risultato tanto importante quanto atteso quello ottenuto dalle amministrazioni municipali sui terreni rurali di montagna. Ce ne parla Giampiero Porfirio. Scelta di buon senso quella di rinviare probabilmente a metà di giugno prossimo il pagamento dell'IMU agricola. Il Governo nazionale, in particolare il Ministero dell'Economia e delle Finanze, hanno ascoltato i comuni. Il commento odierno di Pompilio Sciulli, presidente ANCI Molise. La decisione da Roma di prorogare il pagamento della tassa sui terreni agricoli di montagna è una scelta politica che evita ripercussioni pesanti sui contribuenti e sui bilanci comunali. Secondo il Ministero l'esenzione totale era solo per i comuni al di sopra i 600 metri di altitudine, un risultato importante anche per gli stessi agricoltori molisani. L'ANCI da tempo aveva segnalato al Governo i rischi derivanti dall'applicazione, entro il 16 dicembre, delle disposizioni del decreto legge sulle esenzioni dei terreni agricoli nelle zone montane. Su tutto la riduzione di 350 milioni dal Fondo di Solidarietà, in un periodo come quello attuale in cui i bilanci consuntivi delle amministrazioni locali sono stati approvati e nella impossibilità da parte degli stessi comuni di compensare le minori entrate finanziarie con la riscossione dell'IMU. L'ANCI, conclude il presidente Sciulli, auspica ad una immediata revisione dei criteri di applicazione delle esenzioni, ad iniziare dalle stime di gettito e dalle modalità di identificazione dei paesi montani.
Il pagamento dell'IMU sui terreni agricoli è rinviato al giugno 2015. Per il Partito Socialista non c'è nulla di positivo in tutto questo. La Federazione Provinciale di Campobasso del partito chiede l'abolizione di questo tipo di tassa. Ai parlamentari molisani l'invito affinché si facciano promotori dei diritti dei contadini di continuare a coltivare i terreni e risollevare le sorti del settore. L'economia che viene dal mare Adriatico e la pesca nelle acque antistanti le coste di Molise e Abruzzo. Su questo tema domani pomeriggio è previsto un interessante seminario nelle sale del municipio di Termoli. L'incontro sarà presieduto da Laura Venitelli, parlamentare del Partito Democratico. Sono attesi dalle ore 15.30 gli interventi di politici, esponenti del mondo della pesca e di Giuseppe Castiglione, sottosegretario di Stato con delega alla pesca. Festa patronale di San Basso oggi a Termoli. Questa mattina è stata deposta una corona di alloro al monumento dei caduti in mare nel piazzale del porto. Nel pomeriggio al cinema Sant'Antonio, la cerimonia dedicata alla gente di mare, con premi a studenti e personaggi politici e del mondo della cultura di rilievo. Infine alle 19, in chiusura di eventi, il concerto in cattedrale. Dopo 6 mesi di amministrazione, il primo cittadino di Santa Maria del Molise, vale a dire Erminia Mignelli, giudica il bilancio comunale positivo e le frizioni politiche anche rientrate. Ce ne parla Michele D'Alessio. Sindaco, siamo a fine anno, tempo di bilancio. Com'è il bilancio al suo comune, non soltanto quello contabile, quella gestione in sé? Ma sono, diremmo, di questi tempi cosa di ordinaria amministrazione, e alla luce di quello che accade anche ad altri livelli potrei dire che siamo, che il bilancio che non può essere che un bilancio tranquillo, positivo. Le frizioni estive sono rientrate, auspico che non ce ne saranno più per il bene della collettività e per costruire in questi tempi di crisi difficile qualcosa di buono per i cittadini. Ma il monumento resta o viene spostato? Il monumento fa parte di un progetto, quel progetto sta andando avanti, ci sono tutte le autorizzazioni e per cui quella piazza sarà resa più agibile e i caduti che abbiamo onorato il 4 novembre resteranno in quel luogo anche se a 10 metri più indietro. Dormiva più serena da sindacalista o da sindaco? Ma quando si hanno delle responsabilità non si dorme mai sereni. Le responsabilità di un amministratore sono ancora più forti, per cui il senso di responsabilità è superiore oggi, quindi forse dormo qualche sonno in meno, ma tranquillo. In questa esperienza cosa ha scoperto che non si aspettava? Ma a dire il vero, facendo il bilancio, oggi siamo a 6 mesi, pensavo di trovare qualcosa di nuovo, invece è la continuazione di ciò che ho fatto e forse c'è una novità positiva, il contatto più diretto con le persone, quotidiano. Lega Ambiente prepara le linee guida per la nascita del Parco Nazionale del Molise, un parco inserito tra Campania e Molise per la conservazione della biodiversità del patrimonio naturale e per creare le basi per un diverso approccio turistico. Gli stati generali dell'associazione si svolgeranno domattina a Santa Maria del Molise. Il sindaco uscente di Busso, Raffaele D'Onofrio, ha aderito al Partito dell'Italia dei Valori. D'Onofrio si occuperà del laboratorio sulla sicurezza nella provincia di Campobasso. Lo scrittore Pierpaolo Giannubilo a Campobasso per la rassegna letteraria Ti racconto un libro. Nel suo ultimo romanzo, i temi della scuola, responsabilità e drammi personali. Vediamo. È sicuramente uno degli appuntamenti più stimolanti quello proposto dalla rassegna Ti racconto un libro, un'analisi impietosa del conflitto fra educazione cattolica e desiderio all'interno della scuola, dove emergono i piccoli e i grandi segreti della provincia italiana, le quotidiane menzogne e i tradimenti praticati per sottrarsi al peso delle responsabilità. Lo sguardo impuro di Pierpaolo Giannubilo mette in evidenza il racconto di un dramma di Mariano Cutter, docente di lettere. Con questo romanzo Giannubilo firma una sconvolgente verità. La storia è quella di un 28enne professore neoassunto che riceve una telefonata allarmante. Nella scuola circolano in centinaia di riproduzioni una fotografia sfocata
che lo ritrae in una scena erotica con due ragazzine. La misteriosa fotobeffa sconvolge l'esistenza di Cutter, che sospetta che si tratta di una cospirazione ai suoi danni, in cui è coinvolto anche chi gli è più vicino. Intanto i fantasmi familiari e le paure di gioventù riemergono dal passato, insieme all'ossessione da chi è Cutter non si è mai liberato. La perversa e anonima macchinazione messa su per screditarlo porterà Cutter a una inevitabile crisi, resa ancora più drammatica dal terremoto che frattanto ha colpito San Giuliano di Puglia, la sua città, trasformando la morte di 27 bambini in un evento che vede l'interessamento dei media anche a livello mondiale. La Caritas diocesana di Trivento presenterà domani pomeriggio alle 17 il volume dal titolo Rompere gli schemi per creare il nostro futuro, degli autori Michele Fuscoletti e Roberto Mannai. Per l'illustrazione del testo sono attesi i governatori di Molise e Abruzzo, Paolo Frattura e Luciano D'Alfonso. Presentazione questa sera alle ore 21 al Teatro Alfieri di Fossalto dell'ultima fatica letteraria di Alberto Cornacchione, il romanzo storico Il prezzo della speranza, che continua la saga di alcune famiglie nobili molisani e del clero nel panorama politico e culturale della prima metà del Settecento. Lo scrittore originario di Fossalto vive e lavora in Lombardia ed è una delle voci più interessanti della narrativa storica italiana. Bene, adesso come ogni sera la parola la cediamo alle previsioni del tempo, ascoltiamole. La depressione in atto si sposta verso le regioni adriatiche. Ancora piogge deboli oggi sul Molise, dalla sera cielo prevalentemente coperto. Le temperature odierne sono comprese tra i 9 gradi di Campobasso e la massima di 17 a Termoli. Ventilazione da sud-ovest, mare calmo. Domattina sulla regione condizioni climatiche variabili. Valori atmosferici stazionari, venti meridionali. Siamo nella pagina sportiva. In occasione della gara Olimpia-Agnonese Campobasso, domenica 7 allo stadio Civitelle, la società del presidente Melloni ha indetto la giornata granata. Non saranno valide le tessere, il prezzo del biglietto è stato fissato a 10 euro. I ragazzi al di sotto di 12 anni avranno accesso allo stadio gratis. Per problemi di capienza la società Alto Molisana annuncia che non saranno valide le tessere rilasciate dalla FIGC. Ai tifosi del Campobasso sono stati concessi 500 tagliandi nel settore ospite. I supporter rossoblu potranno parcheggiare le autovetture nella parte nord dell'impianto sportivo agnonese. La Maceratese, dopo 13 giornate di campionato, guida il girone F della Serie D con 4 punti di vantaggio sulla Civitanovese. Nell'ultimo turno ha avuto vita facile sul Castelfidardo per 4-0. Domenica sfida sul terreno di Recanati. Vediamo. Dopo oltre mezzo secolo dall'ultimo precedente, risalente alla stagione 57-58, Maceratese e Castelfidardo si ritrovano all'Elvia Recina in un derby molto sentito, per opposte motivazioni. Al 12esimo spettacolare rovesciata di Cavaliere, Fatone blocca. Al 18esimo pallone ghiotto per D'Antoni sul fronte destro dell'area di rigore. Il numero 9 di casa guarda in aria, ma recapita letteralmente la sfera al portiere ospite, Anne Diego. I capovolgimenti di fronte si susseguono. Al 21esimo Bellelli sfonda sulla sinistra e pesca Staffolani a centro area. L'ex bomber del Matelica arriva con un pizzico di ritardo e non riesce a direzionare la conclusione. Squadre lunghe in questo frangente. Al 32esimo Belkaid se ne va sullo stretto e appoggia a De Grazia. Conclusione potente e corretta in angolo con qualche brivido per Ania Diego. Al 35esimo il vantaggio maceratese. Lancio in profondità di Belkaid, una deviazione fortuita di un giocatore biancoverde innesca D'Antoni, lucido e spietato nel controllo e nella conclusione di interno destro che brucia Ania Diego sul primo palo. Nei primi minuti della ripresa si fa sotto il Castelfidardo. Dopo 40 secondi Bonifazi mette dentro un pallone invitante dalla destra, ma nessun giocatore biancoverde riesce a concludere verso la porta. Al decimo Cucò rientra sul destro e spara verso il primo palo. Ania Diego respinge. Il raddoppio è nell'area e arriva al 12esimo.
D'Antoni dalla destra dopo l'ennesima galoppata pesca Ferri Marini completamente indisturbato. Magistrale la torsione volante del numero 10 di casa che fotografa di giustezza l'angolino basso alla sinistra di Agnadiego. 2-0 Maceratese, il Castelfidardo sbanda e non riesce a contenere lo strapotere avversario. Al 14esimo Cucò invece di concludere porta un po' a spasso il pallone, surclasse palla indietro per Belcaid che conclude di potenza sul fondo. Gara non ancora in ghiaccio per la formazione di Beppe Maggi, il Castelfidardo regala qualche cenno di vitalità. Al 16esimo Fatone si esalta sulla conclusione di Staffolani da distanza ravvicinata. Al 19esimo pallone squisito di Tassi per Cavaliere che in scivolata non trova il gol che avrebbe riaperto la contesa. Sono le ultime fiammate della squadra di Mobili. Al 24esimo Bellelli strattona De Grazia in piena area. Rigore sacrosanto trasformato da Cucò che spiazza Agnadiego. Cucò e De Grazia davvero incontenibili quando partono in progressione palla al piede. Al 28esimo il colored biancorosso si esibisce in un passaggio no look dalla sinistra. Croce si coordina e sfodera un destro al volo da Cineteca, imprendibile per Agnadiego. Applausi a mani spellate per il regista maceratese che ha sciorinato un capolavoro di balista. Finale accademico sotto la luce dei riflettori. Gli ospiti cercano in più occasioni il gol della parziale consolazione. Al 32esimo Fatone blocca la conclusione di Sbarbati. Nel recupero prova due volte Staffolani, al 46esimo e al 48esimo. Nella prima occasione il tiro è appena impreciso, nella seconda il numero 11 biancoverde manca l'aggancio decisivo. Finisce 4-0 per la Maceratese che vive una domenica perfetta. Successo rotondo e spettacolare. Tutte le dirette inseguitrici perdono malamente. La squadra di Beppe Maggi rimette a distanza di sicurezza Civitanovese e Samp e strappa gli applausi estasiati del pubblico dell'Algarese. Continua invece il momento no del Castelfidardo che disputa un primo tempo apprezzabile e convincente sul piano del gioco e dell'atteggiamento. È mancato quel gol che poteva indirizzare la partita su binari più congeniali alla formazione di Mobili. Enzo Salomone, allenatore della Termoli Nuoto, ha ricevuto il premio CONI 2014, un riconoscimento per i risultati sportivi conseguiti e per le spiccate sue doti morali. Il premio giunge a coronamento di una carriera più che trentennale, durante la quale centinaia di giovani hanno appreso l'arte natatoria dal tecnico termolese. Bene, era l'ultima notizia, vi ringraziamo per essere stati con noi e l'appuntamento è per le prossime edizioni. Arrivederci.